E stasera voglio andare a mangiare fuori, eh? Amore, stiamo spendendo un sacco di soldi. Dai, non importa. Ma siamo andati tre volte questa settimana. Non importa, voglio andare a mangiare fuori. Non importa. Punto e basta, andiamo a mangiare fuori. Ciao. 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 Sì, ti porto a mangiare fuori. Ti porto a mangiare sul balcone. Mannaggia, da quando siamo venuti in questa casa, mangiare sul balcone è impossibile. Sì, c'è un bel panorama. Però c'è sempre vento e poi c'è un traffico, macchine, ambulanze, autobus, smog. Ma potremmo mangiare qui qualche volta? Ma cosa mi sta venendo in mente? Non l'abbiamo mai fatto. No, no, la veranda no. È troppo piccola e poi è tutta da pulire. L'abbiamo sempre usata per stendere. No, è pieno di cianfrusaglie, di roba che non mi decido a buttare. Guarda quella pianta. È morta da un anno. Calze, mutande, bacinelle, patate, scopa, palette. È tutto da pulire. E guarda quella friggitrice che da quando è caduta non l'ho mai pulita. Sì, c'è un bel panorama anche qua. A me piacerebbe. Piacerebbe. Va bene, ho capito. Diamoci da fare. Non sarà fantastico, ma qualcosa si è fatto. Il tramonto ce lo siamo persi per poco. Sicuramente staremo freschi. Ciao ragazzi, come state? Allora, oggi mangiamo pasta ragù. Il ragù è di un anno fa, ed era in congelatore, l'abbiamo scongelato. Poi? Vabbè, il vino, anche il vino ha un anno. Un anno ormai. È vero. Perché l'abbiamo preso l'anno scorso in Sardegna e niente. E allora buon appetito! Mi piace questa cenetta a lume di candela. Sì, ma non la ripeteremo mai più. Un bel freschetto. È il nostro posticino intimo. Siamo al ristorante? No. Guarda che bella luce che c'è di fuori. Se questa finestra cerchiamo di aprirla, ci rimane in mano. Questo ragù è di un rancido. Ecco del buon vino. Ah, che freschezza. Ah, buonissimo, che fresco. Dovremmo farle più spesso le cenette qui fuori, in questa veranda, perché mi piacciono tantissimo. Lo sai? Ho appena detto che questa è l'ultima volta che facciamo una cosa così. No, mi piace, mi dà quel senso di relax. Ah, guarda, guarda. Se non la usassimo per stendere, per mettere... Certo, cianfrusaglie. Tutte le cianfrusaglie. Però dai. Sta per arrivare il secondo. Lo rimonto per il video. Stai riprendendo? Lo spiedino dell'IKEA. Che è rimontato. Spiedino! Dell'anno scorso, perché anche questo era in congelatore riesumato dall'anno scorso. L'unica cosa fresca di oggi, le patate. Patate dolci americane, beh, buonissime. E per chi fa la dieta, perfette. E buon appetit! Buon appetit a tous les amis. Ma prima un sorso di vino. E certo, cercheremo di finircela questa bottiglia. Sì.
sì, sì, pardonnez-moi. Mi sento un po' francese. Estate! Oh, ma buoni però, eh! Sono stati un anno in freezer, ma sono buoni, eh! Che da quando ci siamo messi a dieta? Abbiamo stipato in freezer e chi ha più toccato niente? Come le divori queste patatine? Patatine sono buone, eh? Patatine americane. Quelle sono buone. Il salsicciotto. È un po' stagionato. Questo sbirillino. Ci metterò 3 giorni per mangiarlo. Sembra di stare in mezzo ai campi. Senti questa arietta. Meno male che c'è un po' d'arietta fresca oggi. Sì, perché? Veramente, guarda la roba. Che bella pianta. Sono già ubriaca. Segreto per mangiare un po' di più. È bella. L'ha già finito, io no. Cioè, guarda, è ancora intero, eh? Il mio. Guarda che tu fai finta. Io sono lenta. Io le cose le gusto. Le gusto. In realtà non abbiamo i denti per masticare. Siamo andati lì. La monna lì. È lì. Lì? O lì? È lì, bravo. Una volta siamo andati lì. La cava di magnesite. È lì il musinetto. Lì. E una volta lì. E una di queste notti abbiamo deciso che andremo a dormire lì. Così da lì guarderemo qui. Il cane, c'è il cane. Tieni. Tieni, fu qui. Capita? Capita? Tieni, Fufi. E io ho allestito. Ma io ti ho... una cenetta in attico. Io ti avevo detto di andare a mangiare fuori. E poi mi hai presentato questo posticino. Che però ho apprezzato, dai, mi è piaciuto. Oggi mi sento tanto Lori del Santo. Buonissime. Patatine americane al forno. Fantastico. 10 minuti. Olio, sale, pepe, fantastico. Con la buccia. Buone. Cioè, capite? Capite la patatinosità e la bucciosità di questa patata? Diciamo proprio la verità. Sì. Mentre io ho pulito e addobbato questa veranda e alla fine ho riscaldato la cena perché era tutta roba congelata che avevamo, Noemi ha pulito tutta la casa. Quasi. Quasi. Da ancora qualcosina e poi tutto pulito. Glu 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 glu. Ti piace, eh? Se ti verrà. È sete. Poi ti verrà un caldo. È sete. Sì. Bevo anch'io. Raga, level bottiglia, ci siamo, eh! E poi facciamo le cose matte! Ma cosa devi fare? Di una frescosità questo vino. Wow! Ah. Sono briaga! È il caso che spegniamo la telecamera, perché qua... Come va a finire? Non so proprio, eh! Comunque, scusate, allora, c'ho il vizio di dire comunque, ragazzi, dite qui sotto nei commenti se a voi vi piace o meno. Che cosa? Che io dica sempre comunque. Però, volevo dire, no? Vabbè, posa la bottiglia, posa il fiasco. Allora, volevo dire che praticamente, tra un po' di giorni, si parte e scopriremo insieme dove. E dovevo andare? Qui nella veranda. Una serata che si sta concludendo nel peggiore dei modi. Ma non è vero. Perché devi dire così? È che siamo un po' brilli. Ma questo è bello. E per concludere il nostro dessert. Per concludere il nostro dessert è una bella fetta di melone. Bello fresco. Questo melone è uno zucchero. Sì, poi dopo ci facciamo anche qualcosina, un dolcino. Un dolcino, un dessert. Piacerebbe anche un mochi. Sì, un bel mochi, mi piace. A me no. Ma solo perché è gommoso. Magari io mi faccio un gelatino.
un ghiacciolino. È lo zucchero, insomma. È buono. È anche molto succoso. È proprio succhioso. Wine level, game over. Buono. Solo che io sono abituata a mangiarlo senza la buccia. Faccio più in fretta, faccio qua. Ciupi. Ta-da. Se tu metti la pesca nel vino, perché non ci puoi mettere il melone? Vabbè, ci provo. No! Se scopri un gusto inaspettato. Sì, me lo immaginavo che veramente! È buonissimo! Adesso è da provare? Devo provarla anch'io. È buonissimo. Sembra la sangria. Ma guarda te. Si toccia! Qua si toccia! E allora? È una bella roba! È vero! Sì! È molto interessante. Abbiamo scoperto questa cosa nuova. Forse. Mi sono dimenticato quello che devo dire. E cosa facciamo? Aspetta. Sei una persona distrutta. Sì. Abbiamo iniziato questo video un po' arrabbiati perché per fare tutto questo setup e per non arrivare proprio completamente a buio abbiamo dovuto far di fretta e quindi ci siamo un po' inalberati fra di noi, però poi alla fine una bottiglia di vino mette tutto a posto. E questa è la livella. Grazie. No. Grazie. A fine serata siamo riusciti a prendere un'inquadratura a tutti e due. Volevo fare il cauto dose della situazione, ma non è così la sua Eve. Com'è la Eve di Riccardo Dose? No. Un po' più. La Eve di Riccardo Dose. È difficile, eh? Riccardo Dose, è così? Sì, un po'. Prendere l'inquadratura per tutti e due. Mamma! Io te e il mare. Non abbiamo bisogno di parole. Non lo so tanto. E però questo lo so. Comunque, volevo dirvi. È questo comunque. No, scusate. Guardate che bel posticino. Uè, figa, avete visto che bel posticino che abbiamo trovato? Ah! Sei svenuto. Buon appetito a tutti. Dopo una cenetta così, sai che cosa ci resta da fare, amore? No. Te lo mostro. E cosa facciamo? Un po' di TV. Ci guardiamo un po' di TV. Buonanotte. Buonanotte. Oh, c'è il basket. C'è il basket. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo la prossima volta. Alla prossima. Para 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 para